Minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo proprio accanto alla cella numero 1 di Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, vedete attraverso questo indirizzo di posta elettronica tutte le vostre testimonianze, tutti i vostri racconti, come Padre Pio è entrato nella vostra vita. Ecco, continuate a scriverci, stiamo raccogliendo tutte le vostre lettere. A volte capita che anche a qualcuno non riusciamo a rispondere, ecco, ma le vostre mail arrivano e le stiamo raccogliendo. Continuate a scriverci. Oggi qui per raccontarvi quello che è un racconto di un confratello di Padre Pio, Padre Alberto D'Apolito, che un giorno ricevette da un amico piemontese, ricco industriale, figlio spirituale di Padre Pio, ricevette un telegramma nel quale lui chiedeva intercedere per la guarigione della moglie, che era ridotta ormai in fin di vita a causa di una emorragia interna. Aggiungeva inoltre che se la malata avesse ottenuto la guarigione, l'industriale avrebbe fatto anche una cospicua offerta per la casa sollievo della sofferenza. E beh, Padre Alberto subito si ricordò a Padre Pio, il quale gli raccontò appunto nella cella dell'amico piemontese. Quindi Padre Pio, subito commosso, assicurò che avrebbe pregato per la moribonda, ma poi, sentito nel telegramma, ecco, quando continuava a leggere il telegramma, si parlava di offerta a grazia ricevuta, beh, si ricredette e disse a Padre Alberto di rispondere all'amico che con il Signore non si pattuisce. Aggiunse però che avrebbe pregato per la salvezza dell'anima dell'ammalata e nel dire questo mostrò sul volto grandi segni di sofferenza. In quel medesimo momento, ecco che Padre Pio stava parlando con Padre Alberto, la moglie dell'industriale moriva, assistita proprio da un sacerdote. Padre Alberto D'Apolito ne fu informato qualche giorno più tardi e a sua volta poi andò ad informare Padre Pio, il quale esclamò: «Ora sta meglio che sulla terra».